Eccoci qui, cari amici, per una nuova ricetta. Oggi vi voglio fare il tipico liquore nettunese, la ratafia. È fatta con le viciole, come dicono i nettuni, i vicioli, però sono le amarene, insomma, in italiano. Ok? Allora, io di questa ratafia ho due ricette di nonna mia, sia col vino rosso che col vino bianco, il cacchione naturalmente, o cacchione. Io preferisco col vino rosso, però se volete farla col vino bianco va bene anche così. Ora vi spiego, siccome i vicioli devono stare dentro il vino 40 giorni al sole, chiaramente noi ci rivedremo per la fine fra 40 giorni, però vi dico tutto il procedimento, così i vicioli si trovano solo mo. Se volete intanto procurarvi i vicioli e fare la prima parte, fra 40 giorni vi metto la fine del video, però intanto vi dico tutto il procedimento, ok? Penso di essere stata chiara. Dunque, per 2 litri di vino rosso o bianco occorreranno 1,5 kg di viciole, viciole, 250 ml di alcol, quello per liquori naturalmente, 700 g di zucchero e nonna mia metteva anche una bacca di cannella, però è facoltativo, a chi piace, a chi non piace, questa si può anche non mettere, insomma, ok? Allora, questa damigiana non lo so quanti anni c'ha, da sempre me la ricordo, e questa è sempre servita per i liquori. Serve una damigiana di 10 litri, chiaramente se fate 5 litri, 5 kg, insomma, poi la damigiana serve a misura, con la bocca larga, grande, di modo che possiamo mettere in infusione le amarene e il vino. Quindi mettiamo il vino nella damigiana. E aggiungiamo le visciole, mo speriamo che ne faccio cascare. Ecco, ovviamente ben lavate e asciugate, logico, perché in cucina deve essere sempre tutto ben pulito, naturalmente, mi raccomando. Ecco, olè. Ora praticamente qui sarebbe finito. Adesso questa damigiana va esposta al sole il più possibile, mettetela in giardino, su un balcone, dove avete spazio per il giardino, per 40 giorni. Deve prendere più sole possibile perché deve fermentare. Poi, quando sono trascorsi i 40 giorni, scusate, aggiungiamo la cannella, l'avevo dimenticata. E, quando sono trascorsi i 40 giorni, aggiungerete lo zucchero e l'alcol. Allora, c'è chi ci mette il cognac, il brandy. Io preferisco l'alcol, la ricetta di nonna, e faccio quella, però si può anche variare il liquore, sempre un distillato naturalmente. Ok? Quindi non è molto difficile. Poi chiaramente va filtrato, le visciole vanno tolte e la ratafia praticamente è pronta, solo che va gustata dopo qualche giorno perché si insaporisce ancora di più. Ok? Allora, adesso questa io la metterò al sole per 40 giorni, ci rivedremo fra 40 giorni, però intanto procuratevi le visciole e mettetele nel vino. Poi finiremo il video. Va bene? Allora, a più tardi, anzi, a 40 giorni. Ciao a tutti, amici, e grazie per avermi seguito.